Hello. gems. So I was doing something. Allora. Ogni tanto devo riprendermi a guardare sti replay. Mi metto a pisciare da ridere. Dico, ma che cacchio sta... Vabbè. Prima che questa qui continua a dire My Sword, bla bla bla, metto un attimo in pausa e poi sono firmato. Non mi ammazzate. Zero su 10. Il soffio più leggero che ho mai fatto. Devo solo guardare perché sto cercando di mettere la... Ah, sto cercando di... come si chiama? Mettere l'avatar della Raiden, te la danno tipo il settimo giorno. Però il problema è che... Esca. Ah, sì, devo anche accedere. Fastidio perché quando non funziona è otto rischio. Io ho capito il fallback. Non lo so, onestamente, me lo guardo dopo. È già 383 giorni che siamo attivi. Quindi è arrivata post, almeno questo che ho fatto. Vediamo. Volevo mettere l'avatar nuovo della Oyo là. Oh, vabbè. Non funziona il telefono. Ah, non ho visto che c'ha le... Come si chiamano già? Hanno un nome, sono quelle cinesi, sono tipo le matrioske, ma sono quelle cinesi, giapponesi, che sia. Non ricordo. Ah, ti ho fregato. Vabbè, allora, fammi un attimo riprendere quello che stavamo facendo. Questo è stato fatto. Manca questo, che dobbiamo farlo ancora una volta. Però presumo che facciamo così. Jungling è fatto. Tutto livello 20. Metti 20-20. Vabbè, potevo scegliere anche un altro per questo. C'è Tice di Smeraldo, magari la usavano per altro. Non fa niente. Allora, adesso facciamo quello. Non credo che c'è altro. Domani dobbiamo fare The Catch. Allora, uso sti 30 per fare il boss, ma non è che mi interessa tantissimo. Quando poi non avevo più in ogni ostico, dobbiamo fare tutti e tre i boss perché il gioco ti chiede come missione settimanale, fai tre volte i boss settimanali e tre volte sono i appunto ti dà quel limite lì, diciamo. Fanno tre scontati, poi dopo costa 60, porca miseria. Volevo cominciamo a fare questo, anche se è solo uno, almeno lo stesso. E poi ci facciamo un po' di soldini, appunto come dicevo gli altri stream, e via. Facciamo il resto. Ho voglia di ripetere 100.000 volte, però vabbè, lo sapete già. Prima dobbiamo arrivare a almeno 30 milioni o qualcosa del genere, per riuscire. Poi... Vedo l'ora. Mi dispiacerà mollare un po' Fisk perché anche Fisk è C4. Quello che è il problema di Fisk ha così pochi difese. Spero che Xiangling sia un po' più. Io Xiangling è da tanto tempo che non la uso. Magari a livello 80 ci stava, a livello 90 invece me la one shot. Io questo non lo so. Ah, no. Proviamo tutte e due.
Tanto non riesco perché... Beh no, perché c'è flau. Dove è andato? E già di nuovo ricaricata la sua vita. Ah, non mi ha ammazzato. Inazuma shines eternal. Onestamente non vedo l'ora di avere The Catch e vedere cosa riusciamo a fare. Tanta mega easy. Allora non so easy. Bonnie. come dice Ilan. Bonnie. no, volevo vedere a che punto partiamo. 26 e qualcosa ho visto. Sì, 26. Un pochettino, ma non tantissimo. Riusciamo ad arrivare a... Piacerebbe più che 30, tipo 32. L'unica cosa è che qua devo ancora fare l'abis. Mancano 5 giorni. Cacchio. 5 giorni in ripressione devo aspirare un'area della P. Sì. Io poi lo faccio poi, al massimo lo facciamo un'altra volta con Fisk. Potrei farlo anche adesso. Uno di questi giorni lo facciamo, lo devo aspettare Shangling, ma penso che quando qui era... Dimmi quando quando arriva a 3 o 2 giorni questo lo facciamo. Anche se non facciamo tutte le stelle. Non so neanche com'è, l'ho guardato 2 secondi l'altra volta, ho detto sì, insomma, la solita cosa, la solita storia di Mario. Scusate, perché è arrivata una cosa di non mi dire che non sto facendo niente perché sto scrivendo, sto guardando i messaggi. Anche stasera or a bubble rising through water transitory. Anzitore cosa? C'era con me. Allora, per un attimo che voglio vedere se riesco a far funzionare. Oh, ce l'ho fatta forse. Aspetta. Sì, ce l'ho fatta. Mancano 2 giorni e c'ho. Sono i thread della Raiden e puoi seguire, ma sinceramente non mi interessano le waifu, mi interessa solo avere lo sfondo nuovo della cosa, tanto da... Allora, non tutti i che si chiama tutti che waifu. Quindi abbiamo 8:30. Ah, io ci andrei ancora un po' all'attacco contro queste. Poi passiamo a questi. E così arriviamo a 900, sono abbastanza soddisfatto. Poi purtroppo bisogna di nuovo mettersi all'attacco di loro. Però loro penso che metto io e mia, perché mi sono fatto cacchio. Non puoi usare le spadaccini, forse fanno schifo. La base è quella, sono nemici da cacchio, ok?
Ok. Detto questo, facciamo. Giusto per arrivare tipo 100. Non so. Io non so neanche io. Speriamo che comunque sto bisso la raid riusciamo a combinare qualcosa, ma sicuramente sì, solo che cioè, io l'abisso ce l'ho il terrore, mi porta a farlo. Potrei anche non farlo, però almeno ti danno le prime gemme gratis. Ma il fatto è che devo, cioè, che se ne frega, anche se muori, no, ma si gioca per divertirsi, poi se si muore sono solo io che mi faccio i problemi mentali. Non dovrei preoccuparmi di morire nell'abisso. Tanto è un gioco, la base è quella. Cosa serve giocare se poi hai paura di morire? È come giocare a un gioco di macchine e aver paura di schiantarti. Allora, perché ci continui a giocare? La base è quella mia. Quindi boh, lo faremo. Quello che riusciamo a fare lo facciamo, lo premiamo, come sempre, sperando che un giorno riusciamo a fare la bici per bene. Comunque insegna bene questo gioco, insegna bene nel senso che quando vai nell'acqua e c'è l'elettricità, ci cammini dentro, non succede niente per qualche secondo. Anche se abbiamo se abbiamo la ultimate non succede proprio niente, ma se non hai la ultimate o usi un personaggio diverso dalla Raiden, dopo un po' prendi ovviamente danno d'elettricità se con l'acqua. Però non è come la realtà che rimani lì secco. No, ti danno qualche secondo per rifletterci, ti insegna molto questo gioco. Immagino un ragazzino. Voraccio. Buonanotte. Devo guardare se ho degli artefatti meglio per lei, ma soprattutto bisogna anche costruire sia gli H meglio, per togliere quel cacchio di 21% di difesa, perché non lo tolgo. Onestamente ci sta perché c'ha tanta difesa. E molte volte mi salva lì dietro sta difesa. Vabbè, riusciamo a fare un po' più di danno da critico. Non dico di fare come vedi su YouTube quelli che hanno 500% di danno critico. Ah, mi ha detto raccogli lucciola, poi ho visto l'uccellino scappare, dicevo, ma che c'è? Esplodiamo questa. A livello 84. In un modo o nell'altro. Per usare due ultimate usi quella di Yeran o l'altro. Pensavo di. Adesso poi devo vedere. Tanto è la stessa cosa usare Junglee. Anche in IA ho visto gente che mettono Junglee, però appunto hanno Mona e è la stessa cosa. Però magari essendo che Junglee fa un pochettino più danni, molti più danni di cosa e c'ha anche lui 1000 liti, magari non è male come cosa da provare,
Mi ricordo, forse l'ho già provato, probabilmente l'avevo già provato. Non è qui. L'ho già provato e forse andava leggermente meglio, non mi ricordo, dai, comunque per avere Kokomi più lui non ha senso, dobbiamo proprio... Adesso ci mettiamo un po' anche lì tranquille, facciamo rosario. Vediamo. E quello è tutto. E poi magari se riusciamo... Non so neanche io, però se parte lui. Ah, togliamo la spada alla signorina Leila, che tanto ce l'ha a livello 90, la spada che ogni volta che fai un critico ti dà ricarica energia. E voglio vedere la differenza tra una e l'altra, onestamente. Se riusciamo a fare, avere sempre quasi istantaneamente la ricarica di Bennett. Cioè, come ho detto, mi piace molto di più la spada che ha lui adesso. Però c'è anche quella di Farinus. Però se magari riusciamo a tirare più ultimate di Xiangling anche per un secondo colpo di Bennett, non è che... È ancora meglio, non mi sbaglio. Penso che basta, esatto. Secondo me cioè, se riusciamo a dare anche agli altri ricarica energia a manetta, non che non lo fa già bene, è l'unico problema di questo è quello. Muore quasi istantaneamente dare ult dagli attacchi degli altri se non la difendi bene. Perché il problema è che come Yelan o Raiden o che sia o altro non ha un'animazione che la fa diventare immortale per quei secondi lì. E la stessa cosa vale per Bennett. Bennett non l'ho mai visto morire dopo una ulti, appunto un attacco da ultimate così. Sinceramente. Quindi pace. Non farò domande, però Fisk appunto con la cosa di Oz, eccetera, si mette un pochino nei guai. E va già bene che abbiamo una costellazione che ogni volta che usi la ultima è sicura. Infatti aiuta tantissimo. Molte volte quando avevo Oz con la costellazione prima lei moriva e io dicevo ma che cacchio anche stavolta. Invece adesso ho notato anche, ho notato forse oggi, vabbè è morta per il boss di Jungle lo stesso. Ma credo che si è notato comunque che... Molte volte tiravo la ultimate con lei, aveva gli HP rosso, poi dopo la ultimate magia, erano verdi. Quindi, a me onestamente sta bene quella costellazione. Mi dispiace solo che appunto quasi non basta. È fatto anche apposta perché lei è forte, in qualche modo. Come un po' Ayaka, Ayaka è la cosa, o io e Mia che sì. La Raiden invece ha 1.000.000 di HP. No, Ayaka più o meno anche lei ha gli HP della Raiden. E io e Mia che non c'è un cacchio, c'è cioè tipo 16.000 o 14.000, non mi ricordo. No, 14.000 senza niente. C'è manufatto senza niente. Perché tra poco la ultimate sue parte. Scatenato. E abbiamo già, allora, già 20 minuti che la streamiamo sulle 3:30 e 9 verso le 5.
Comunque mi hanno chiamato a lavorare. Più che altro adesso sto facendo una bellissima cosa, così quando comincio il live stream non devo fermarmi ogni 2x3. Essendo che è già un po' di giorni che le istruzioni di dove devo andare a lavorare, eccetera, arrivano più o meno verso le 2:50, 2:40 più o meno. Ho deciso appunto di magari mi sveglio lo stesso alle 2 qualcosa per dire. Però rimango a letto ancora un pochettino finché non mi mandano quello, così almeno quando comincia live stream già dove andare a lavorare, eccetera, eccetera, ma allo stesso momento non mi vedete, non so, non devo stare lì. Non è più che altro non mi vedete lì col telefonino mentre stream, che tanto che se ne frega la base è quella. Però non sto dicendo quello, sto dicendo semplicemente che più comodo, no? Comincio a giocare, so già cosa devo fare, lo fa bagno, anche se ci perdo mezz'oretta, non fa niente. Cioè, non so, appunto 20 minuti a guardare il telefono, non so cosa fare. Ehi, sto stare, le spingi. Ah. No. Mister Fantastic e i suoi fantastici amici. Non credo neanche che serve la ultimate contro di loro, insomma. Complimenti, hai ottenuto Barba Mimosa, Barba Mimosa, Barba Mimosa. Non ci sta, ovviamente il telefono devo anche guardare un'unità. Mi hanno messo a fare le mie classiche cose. Allora, illusion shatter. Gonna hurt in the morning. Inazuma shines eternal. No, altro albero. Mi è venuto un attimo un flashback quando giocavo ai giochi di guerra, c'era l'albero in mezzo, io tiravo la granata, non la granata, l'RPG o quello che è. Dipendeva anche dall'RPG o lo SMAV o quello che cacchio avevi. Se il danno aveva aria effetto, lo ammazzavi lo stesso, la gente si incavolava e si diceva ma ero dietro l'albero! Oppure dietro l'edificio, queste cose sì, facciamo vedere come cosa. Io Battlefield 4 usavo lo SMAV perché l'RPG non mi piaceva, aveva il colpo che cadeva troppo in fretta. Più che altro usavo, ho cominciato all'ultimo a usare l'ingegnere più del medico, perché mi piaceva avere lo SMAV, praticamente se c'era un cecchino, qualcuno che cercava di prenderti di mira, che era lontano, avevi appunto lo SMAV o qualsiasi cosa, onestamente. Io usavo lo SMAV però qualsiasi cosa, anche l'RPG normale, però appunto non avevi un'arma di difesa, io i cecchini li buttavo giù così, li buttavo giù con gli cosmali, poi ogni tanto arrivavano messaggi che dicevano sei un cheat! E sì, perché tanto mi piaceva questa cosa perché se tu usi il medico, se io usavo il medico sì, in qualche modo riuscivo a buttarli giù. Però allo stesso momento era una pena incredibile perché in qualche modo i cecchino in qualche modo anzi, magari una volta lo ammazzavi te per dire, ma era meglio non sfidarli, no? Ovviamente loro avevano il cecchino per fucile che
funziona dalla sì, media lunga distanza, ma non lunghissima distanza. Quindi era meglio non sfidare. Infatti mi è cominciato a piacere Com'è possibile? Ma non avevo il fuoco sopra. You say what? Buttiamolo giù. Ah, che brutta. Solo un bel modo, devo pure usarsi la ultima sopra. Say what? Non ho capito il fatto come ha fatto a scongelarsi la cosa, forse perché avevamo. Ma non c'avevo l'acqua. Non c'ho. C'è l'acqua, il fuoco. Sì, comunque finendo il discorso ci stava un botto come cosa. Era divertente. Però anche su Battlefield 1 e 5 ho cominciato anche un po' a prendermi l'ingegnere lì più che il medico. Che mi piaceva avere la difesa. Su Battlefield 1 il era fantastico il aspetta sì qua. Infatti dicevo ma ce n'è uno da qua. Il era fantastico. Il lanciarazzi su Battlefield 1. Come arma di difesa perché ti fatti cecchinaggi a distanza volendo. C'era uno che ti dava fastidio di non da lontano tu. Andare addosso era di brutto figlioso tanto. Poi appunto giochi di guerra non ne ho più tanto giocati, mi piacerebbe tornarci ogni tanto però forse è un po' brutto dire la guess però diciamo che è una mezza verità penso che vado che non vado più a scuola. La vita è uno stress unico, quindi non voglio avere un altro stress più, cioè non voglio stare lì a pensare, fin quel match potevo vincerlo, se che me ne frega. Ecco quello che gioco sempre a single player, onestamente, mi piace di più. Ogni tanto mi dispiace, però ogni volta che gioco torno a giocare ai Battlefield, perché ce l'ho ancora sul computer i Battlefield. Battlefield 1 eccetera, ci ho giocato sul computer. Mi hanno aiutato anche leggermente quei giochi lì a migliorare con mouse e tastiera. Sono anche Battlefield 2042. Abbiamo giocato anche nei live stream. Però non mi va. Non voglio onestamente arrabbiarmi per più che altro ho sentito questa cosa ma secondo me è clickbait, vedremo questa cosa che secondo me è clickbait. No, stavo guardando che ogni tanto parlo basso, sembra che le mie parole non le cattura completamente. Divine bolts can strike even in the absence of rain. Do you see that tree? Wait, you understand? You understand? So, demonstration is not required. È proprio emo questo. Vabbè, cosa stavo dicendo? Io non mi va di. Voglio starmene a casa onestamente, fare. Le mie partite tranquille. Ho visto. yeah, I can. Because I'm in the Shogun Raid. I'm the Shogun Raid. Sì, è giusto. What? It's something that I'm not interested in. Cercando solo un posto dove arrampicare. Lo stavo. Sì, appunto, non me ne frega, onestamente, se volete poi vedere. Il fatto è che quando uscirà poi un altro Battlefield, non credo che il mio computer lo riesca a sopportare. Forse.
Non so questo. Eh sì, hanno su Modern Warfare 3 stanno sperimentando un nuovo tipo di matchmaking in base all'età della serie Privacy. Privacy ti fa il saluto con la manina. Però la cosa bella è che dai, nel senso che se sei una persona come me che lavora e non hai particolarmente tempo di stare lì attaccato, giocare, rigiocare, giocare, rigiocare, almeno ti diverti, no? Perché secondo me il problema è proprio questo, per me. Non dico che non riuscirei a giocare contro anche ragazzini, perché non è che sono così scrauso, cioè nel senso che ero veramente forte, veramente veramente forte. Adesso mi reputo un po' più scarso, perché ovviamente non ci gioco, quando ci gioco quel tempo che c'ho, però vabbè, giocassi magari ogni giorno può darsi che riuscirei a ricevere un livello abbastanza buono. Però appunto vedo anche, capisco anche che io posso fare il possibile, ma non, come dire, faccio il possibile, io non è che posso. Faccio come quando è uscito Modern Warfare 3, quello lì della Play 3, che mezzo mondo è rimasto a casa dal lavoro. Tipo, non mi ricordo, hanno tirato un mega numeraccio, e dicevo, porca miseria. E chissà perché quel giorno lì usciva Modern Warfare 3. Ma quello per la Play 3, non quello. Everybody stand back! Inazuma shines eternal! You did. It was no big super. È qualcosa del genere. A casa da lavoro, da scuola un po' di meno, ma dal lavoro è stato impressionante. Non ho fatto un numero, infatti erano tutti arrabbiati. Io ero ancora a scuola e pensavo, ma fa un bagno, potete riposare almeno un giorno, penso. E sì, comunque. Magari se mi metto lì qualcosa, magari riesco a farlo. Non è che devo stare lì a smindire assolutamente. Sarebbe molto interessante avere gli occhi così, un matchmaking in base all'età. La verità è quella, non puoi, cioè, ti regalo un ragazzino, quel ragazzino ti dice nabbra, fai schifo. Spiegarlo a un altro che come te lavora, dice questo è una cosa abbastanza buona. Non voglio distruggere gli hopes and dreams di non vedo l'ora di andare a lavorare, che è ancora a scuola, ma il lavoro è una cosa. Si chiama lavoro per un motivo. È una cosa facilissima, ovviamente. Quando devi imparare un mestiere da zero, è abbastanza complicato. E tanto imparano un po' tutti i mestieri da zero. Sì. Però io sono l'unico italiano, essere umano forse, nella terra che, grazie al mio lavoro, mi piace. Infatti sono contento quando vado a lavorare, però sono l'unico nella faccia della terra, probabilmente. Però appunto capisco e vedo che alcune cose sono no go per me. Vabbè, direbbero gli inglesi, molte cose devi lasciarle perdere, come per esempio giocare online e quelle cose. Poi non è vero, perché molti della mia età giocano ancora online a giochi di guerra, eccetera. Per esempio c'è ancora il mio gruppo di amici che mi chiedono sempre di giocare a 2042, purtroppo
non sono più riuscito a giocare con loro, quello sì. Abbiamo provato 2 o 3 volte, poi abbiamo lasciato perdere perché tanto con il lavoro eccetera non ci si riesce, però loro giocano ancora a giochi di guerra e ci sta. Appunto. Shine down. I'm going in. As you wish, main Fräulein. Cavolo. Torn to oblivion. Lo stesso discorso vale anche un po', non so, hobby diversi da questi. Che ne so. Magari quando eri un po' più piccolo facevi un sacco di chilometri in bicicletta, per dire. E quando lavori invece non è più così. Ne fai di meno. Non perché sei stanco e affaticato, perché hai altre cose. Perché lavoro è anche crash. Ti grandi e così. Sono più responsabile, non che i ragazzi non hanno niente da fare la mattina e la sera, attenzione. Io sono stato un ragazzino e c'è tanto da fare. Però quando si è grandi ci sono cose diverse. Oltre allo studiare. Voglio immaginare quando avrò una casa mia. Onestamente mi piacerebbe una casa mia. Sarebbe bene. Però appunto non è che. Adesso non ho più. Perché tanto non riuscirei, onestamente. A permettere. Da solo. Vabbè. Non fossi da solo, dici. C'è qualcuno che ti aiuta. Spese o accende di casa, però per adesso sono da solo. Quindi potevo anche tirare la ultimate, poi per carità conosco anche persone che da soli sono fatti a casa loro. Conosco anche cosa dicono. Che è una rottura di scatole la maggior parte delle volte. Assolutamente. Vedo anche gente che adesso non più se. Non ci parlo più insieme, ma perché l'ho incontrata al lavoro, barra semplicemente non ci siamo più sentiti perché non c'è tempo o altro modo, ma anche sentito persone che mi dicevano che sarebbero con piacere tornati e non da soli, no? Da loro hanno sbagliato. Onestamente, perché però, cioè, sinceramente, finché sarà così che sarò da solo, più di Genshin Impact. Shine down. Everybody stand back. Hai trovato del legno onirico, attenzione. No, cioè il legno onirico è quello lì che mi serve. Distruggiamo il pianeta! Sì, è quello lì che mi serve per. Ah, ecco dove si. Intanto nella sementiera ci sono delle cose che ti chiedei. Voglio il legno onirico. Ah, quindi è questo legno. Ma sì, distruggiamo l'albero più importante di Nazuma. Che se ne frega. Beh,
la cosa che mi è piaciuta di più della storia della Raiden è appunto che lei non lo vedeva l'albero, infatti diceva agli altri, ma cosa state dicendo? Non esiste l'albero, io ce l'ho davanti, non lo vedo. E poi alla fine la cosa più bella è che poi lo vede dopo che l'ha piantato lei. È stranissimo. Però ci sta, I guess. Ehi. Diciamo come un'altra volta. C'era un collezionabile, mi sembra. Oh. Lui può. Io basta i primi tre personaggi poi e per entrare dentro devi arrampicare o vai dove non so dove teletrasporto, comunque ti butti giù dal teletrasporto, tiri sopra teletrasporto, ti butti giù e scendi che sopra. Boh, nel senso che allora dobbiamo fare la mia più grande gioia della giornata. Ci sono ancora questi da fare. Perché questi qua servono più per la spada della Raid. Non la spada. Lambaradamli, scusate la mezza parolaccia. Alancia, mamma mia, ci vuoi così tanto per dire. Mettiamoci il team di io e mia che è da qualche parte. Apparentemente non è da qualche ne ho due uguali perché provavo, solo che uno c'ha Kokomi. Però tanto questo qua non lo uso più, quindi metti io e mia lì in mezzo. Non lo uso più. E non so se mettere il posto di Kasu a Bennett. Sì, perché tanto non abbiamo un healer qua. Una roba del genere, riesco. Più che altro Bennett in fondo non mi piace. Aspetta, facciamo configurazione rapida. Allora, Bennett è lo slot, no, lei è lo slot 1, lui è lo slot 2. Siamo obbligati a far vedere. E abbiamo avuto fortuna l'altra volta, abbiamo trovato un collezionario. Io dovrei arrivare lì, ma non c'è. Non so se qua sopra c'è dei collezionabili o qualcosa. Quello è il problema. Secondo me è uno di quei collezionabili che è... Voglio fare il boss. Ci do un'occhiata, vediamo se troviamo qualcosa. O anche se ho i miei dubbi, onestamente. E dovresti essere in grado di andare ancora più su. Non c'è niente, andiamo poi in basso. Oh, anche non c'è. Ne vale la pena comunque guardare, no? Mi sbaglio. Poi, non lo so. Perché se ne ho trovato uno, magari ne trovo uno. Da qualche parte. Questo l'ho già fatto.
Non era facile come puzzle questo, però I guess sono andati abbastanza. Boh, nel senso che dovrei guardare ogni singolo letto corso come avevo detto in passato, ma il problema è che ce ne sono tipo 180. Sì, cancelli su Burnout Paradise ce ne sono 500. Però la roba è talmente sparsa, veramente, che guardarne ogni singolo ci impieghi l'ira di Dio. Non ho tempo, la base è quella lì. Non assolutamente. Quindi faccio. Speriamo che un giorno, mentre siamo lì, lo troviamo. Per esempio una challenge, piacerebbe farla. There is no escape. Huh? Teamwork is truth. Oh, è già morto. Certo, quando c'è gruppo è una rottura di scatole. È una parte che un pochettino la disprezzo io mia, perché non riesco a farla funzionare nell'abisso, anche se ho visto che molti la usano nell'abisso io mia, presumo per i boss che volano eccetera. Però non ho, secondo me non ho le cose giuste per io mia. Dovrei farmi un team pesantuccio con Yuimiya e Pro, ma allo stesso momento non so neanche io. Il team pesantuccio ce l'avevo con Yuimiya, con Zhongli eccetera eccetera, però allo stesso momento cosa funzionava fino a un certo punto. Allora è per quello che ho deciso di buttare tutto sulla Raiden, perché ero stufo di Yuimiya. Queste sfide ogni tanto anche danno ceste, quindi non anche da guardare, ma appunto qua ho già fatto il 100%, quindi va bene lo stesso. Quando le vedo non ci faccio. Quando, no, volevo lasciare passare quello che diceva Yuimiya. Quando, appunto, ci passo di fianco non è caso. Vabbè. Veramente ci sta di brutto Xiangling, perché aumenta il 20, con Bennett e Xiangling aumenta il danno del 25%, quindi non vedo l'ora. Illusion shattered. Get out of here. By royal. Non che faccia un cacchio di danni, lei. Un po' di danni mi fa. Per non usare la tua ultima, intanto questo mondo, ecco. Ti vedi con il mio e i tuoi. There is no escape. Midnight Phantasmagoria. Giusto perché è un arciere con un M249. I guess un tipo 88 da come spara la velocità. Ahia. E sì, prima di salutare facciamo solo questo. Facciamo solo questo, prima non abbiamo la carica. E prima di salutarci manca un'ora ancora. Andiamo a vedere un attimo qua. Che ero curioso. Qui non so se anche a lei rimettiamo le stelle. Le stelle francine, forse sì. Probabilmente a lei.
Yaka e la Red noi mettiamo Coroncine perché tanto Yeran la uso tantissimo. Mi piace molto come personaggio. In un modo o nell'altro ti aiuta, soprattutto in subword, in sin subword. Però appunto volevo vedere un attimo qua se avevo cose più interessanti per lei, visto che insomma ci siamo messi a farmare un po' qua, attacco PS, difesa, difesa per esempio, non va molto bene. Attacco, ricarica energia, difesa, attacco. Questo va già un po' meglio, diciamo. Questo fosse ancora meglio. Però appunto, ci sono delle cose che puoi migliorare. Riuscisti a avere nelle substats PS di nuovo. Questo non va malissimo. Però il tasso di critica a me non è interessa tanto, dai, onestamente. Quello che sto cercando. Questo va abbastanza. Questo è meglio, per esempio. Perché c'ha PS. Perché PS. Neanche così partire. Più che altro sto guardando. Questo ha PSPS, questo è un petto. Questo schifo. Questo non è per lei, va benissimo. Non è proprio danno da critico più 500 milioni per cento. Anche la rete bisogna guardare. Pochettino, perché la rendita è fatta un po' peggio, un pochettino. Però, insomma, l'unica cosa della rendita bisogna guardarli, forse la piuma. No, la piuma è fatta abbastanza bene, ma c'è qualcosa che non mi va bene, non mi ricordo in cosa, vabbè, qua difesa, ma ripeto, va abbastanza bene. PS come un po' schifo. Non mi ricordo fosse questo. Forse che c'è tutto difesa e sarebbe bello avere ricarica energia e danno da critico. Comunque vabbè, guardiamo Yelan. Yelan qui va anche bene, onestamente. Invece per lei riusciamo a trovare qualcosa. Che se dovremmo avere bonus danno da delay e idro, però io ho messo percentuale PS a lei perché non ho Nikkeaso a trovarli qualcosa tipo questo. Forse già un passo in più. Il gatto ricarica energia al 15% è. Ah, ci abbiamo un bonus danno da Ido volendo. Quindi. Ricarica energia, tasso da critico e danno. Però non so se bonus danno fisici. Quindi volendo abbiamo già qualcosa per lei. Questo. Yes, attacco, attacco. Perché lei adesso cosa c'è? Yes. Però vabbè. Bene. Non so se fa più male con questo o questo qua. Probabilmente farà più male con l'altro. E qua niente perché non c'era nessuno. Vabbè, dove si possono in qualsiasi momento modificare leggermente, assurdo, però per adesso piacciono, fanno schifissimo, la verità qua, non fanno vomitare, Dio mio, c'è un set del cacchio che ho dovuto cambiare,
faceva vomitare. Diciamo, a parte qualcosina, tipo quello della Raiden, che vi ho fatto vedere che c'è difesa tipo 60, eccetera. Il resto è abbastanza ok, dice. Diciamo che è abbastanza ok la cosa. Tu dove mi porti invece? Ah, un po' più indietro. Se ti metti le cuffie non parli, le cose qua fanno blu quando le metti, fanno, onestamente sono stranissimi. Oddio, perché non ha mai fatto male. Peccato, volevo colpire anche lui se riesco. Per living. Lì dentro non ci cammino. Adesso sì. Così almeno magari riusciamo a farci la cosa della Raiden. Sì, non vedo l'ora onestamente. Domani è sabato. The Catch. Assolutamente, se riusciamo a farlo. Spero di sì. Prego di sì, se no c'è domenica. Siamo tra virgolette benedetti perché c'è sia sabato che domenica. Non è tipo Ayaka che è mercoledì, poi mi sembra che è venerdì. Qualcosa del genere. Vabbè, non mi state simpatici, muoverete. Ma anche per il mio basterebbe mettere Shinkui o Yelan, appunto. Infatti il team con Yuemiya mio era appunto Yuemiya, e poi c'era Zhongli, e poi ci mettevo la cara amica Yelan, e poi ci mettevo o Fiskl o qualcun altro. Adesso che però onestamente Kazuha l'abbiamo tolto, dobbiamo anche provare nell'abisso. Mi sembra che non l'ho ancora provato. Ovviamente è arrivata la raid, cosa mi metto a provare il tempo io. Poi per ora non E ragazzi, nota l'aumento dell'attacco al 25%. Mamma mia, fa male della miseria. Ma devo già dire. A fine sto team qua che abbiamo con la Raiden non c'è nessuno oltre a... No, c'è l'Oblige di Bennett e poi non c'è nessuno che c'ha la Perseveranza dei Mille Riti. Mi starebbe avere magari un collibro o qualcosa del genere. Ok. Ah. Shangling dovrebbe fare il suo dovere. Dobbiamo andare dall'altra parte. Conviene buttarsi giù di nuovo dalla scogliera. Per carità divina. Qui come sempre io mi guardo un film. Non è che vado a lavorare alle 5. Onestamente non so. Però appunto la streamerei fino alle 3. Beh, almeno avrei la notte con cui dormire. Sì. Magari mi sveglio un po' più presto. Ma... Vabbè,
così riusciamo a fargli abbiamo visto qualcosa di luccicante per un infarto. No, è quelle scemenze. Perché devo andare? E buonanotte, che cacchio di lancio ho fatto. Quelli dopo in boys e che sono andato a Destin Monk. Vabbè, non fa niente. Basta che non sia allo stesso posto dove prima, perché farebbe ridere. Ah, vabbè, ci abbiamo guadagnato. Ehi! Aia! Capisci che ogni volta dico aia! Manca solo i giochi che ti dicono che ti fanno. Per guardare il dolore. Non lo comprerai mai, manco a morire. Sì, che se poi un giorno appunto wow. Serio, serio mio. Poi non dovessimo riuscire, ci possiamo anche benissimo fare il team con Raiden, io e mia. E a posto di Xiangling metti io e mia. E poi metti Yelan. Raiden, io e mia, Bennett, Yelan. In effetti potrei anche adesso. There is no escape. Wings of darkness, come, sever night from. Teamwork is dreamwork. Quanti danni vedo che ci sono. E ci sta. Andiamo dall'altra porta. Poi dopo che siamo più o meno arrivati a una cosa decente, sì, va bene. Godiamoci queste giornate. Che possia.
Aspetta, cosa c'è? Giustamente non so cosa mi riserverà il futuro. Le giornate tranquille da giocare ai videogiochi. Porca miseria. Guarda, dai! Compro due band, non so che cosa c'è in pesci. Ma tutta la reazione mentale di Fisk, veramente. E forse Bennett va meglio in Thunderworld che in Subworld. Onestamente, adesso che ho Casua, beh, da una parte non è che faccio tanti... È uguale, guess, però almeno... Essendo che Casua si è obbligato a mettere un healer, invece quando hai Bennett l'abisso ti conviene farlo con Bennett come healer, anche se non è una cosa facilissima. Questo non l'avrei fatto, non mi ricordo. Non ho tanto voglia di seguirlo, quello sì. Vabbè, tanto. Grazie. Da un po' che non muore, però bene. Comunque fa un male della miseria, però. Non capisco perché tutti dicono che Demon con io e Mia e Raiden fa schifo. Direi, vabbè che loro non sono nemici d'alto rango, eccetera, ma... E anche Gil pure in qualsiasi personaggio più o meno li butti giù facilmente. Per forza sembra veramente... No. Con un colpo che togli un quarto di vita non è che sia così male. Perché non si è attivato. E adesso ci abbiamo anche Saraci Seri in mezzo che ci chiede pietà, onestamente. E anche Shebrows, che vediamo. Riuscissimo magari a fare un team diverso. Che c'è Shebrows e Sara lì in mezzo. Sarebbe male. Però appunto Sara dobbiamo assolutamente rimettere con la Raiden. E... se tra virgolette vedo che non mi ispira barra mi annoio barra non lo so neanche io, se decido di farmi Sara la faccio la build. Ha un nome stranissimo, sai? Però non te lo fanno vedere nel roost, c'è scritto semplicemente Sara. Però mi sembra che quando la selezioni c'è Sara col mega cognome. Ma appunto non ho espertissimo, non me lo ricordo mai il suo cognome. Beh, tipo Ayaka anche all'inizio camisato, cioè questa... però insomma inizio ti fai domande, no, dici ma questa è una prova con l'arco. Wow, ma che cosa sto facendo? Ah, non funziona perché non fa niente, tanto credo che riusciamo lo stesso. Non vedo un cacchio, ma ho fatto lo stesso. Qui anche a Watatsumi Island abbiamo fatto al 100%. Tranne se si spera di trovare un collezionabile iper facile e patch.
Ho visto quella roba che ora mi sono preso male. Non so se avete visto lo scatto, l'instant replay. Che caso. Stavo pensando di raccogliere quelli perché mi sembra che non ne ho tantissimi. Ma sì, tanto. Mentre sono qua. Cioè, ne ho superati una miriade oggi. E non so perché proprio questi tre devo prendere, però. No, la base che servono poi per la spada e quant'altro. Quindi sono. Sarei curioso di perché la spada di Kokomi la posso creare altre volte. Di Kokomi. Di Ayaka, scusa. Sarei curioso se veramente, come dire, serve farla. Mettere più livelli, perché io volentieri mi metterei più livelli a quella magia, però l'unica cosa che fa è aumentare, penso, i qualcosa che tutto intorno a te che non si vedono tantissimo, ma un pochettino si vedono, che aumentano la possibilità di tirare ultime, cioè tiri più ultime, che la base è quella, non è che c'è la possibilità, semplicemente tiri più ultime. Voglio solo allontanarmi dall'acqua che tra poco. I guess io e mia è forte contro i boss. Oh, single target, come dicono tutti. Sprint, mia cara, sprint. C'è ancora lì sopra, ce n'è altri di qua. No, qua c'è il puzzle, stupido. Il stupido pezzo. Qualcuno sta prendendo fuoco. Vabbè, qualcun altro direbbe che schifo design, ma a me non fa niente. Oddio, che è talmente bello che queste cose proprio te ne freghi altamente. Base onestamente quel non ne frega, anzi fa ridere come cosa, ogni tanto ci sta, dare una risata. Perché più o meno lei i danni della Raiden li fa il quarto colpo. Raiden in primo colpo tira 120. Dai. Dove sono morto? Ah, è tutta una macchina. Diciamo. As you wish, Mainfroyline. È passato perché ero vicino, pensavo che ero vicino a sti cosi, ho sentito, dicevo, ma non c'è niente qua, non fa niente, siamo anche loro, distruzione di massa, tutto quel che è da un po' che non uso io e mia, allora mi sto non è neanche necessario, tra virgolette, lei. Magari nell'underworld si è a vuoto, la maniera. Da una parte meno male, ma da una parte è un dispiacere che più o meno ogni
Melmoso ha lo stesso, non più o meno. Ogni Melmoso c'ha la barba di Melmoso. La barba di Melmoso. Non c'è la barba di Melmoso elettrica, di fuoco, di acqua, di ghiaccio. Da una parte ci sta come cosa, perché sarebbe una rottura di scatole. Però sarebbe anche divertente avere che ogni Melmoso. Sarebbe bello che, più che appunto metterlo nel... Non so, quel personaggio ha bisogno di Melmoso, di... La barba di Melmoso eletto sarebbe bello, che puoi farti le pozioni. Sarebbe bello. Sarebbe bello se fosse l'unica differenza quella, cioè nel senso che puoi farti la pozione che diminuisce la... aumenta la resistenza di eletto usando la barba di Melmoso eletto, per dire. Un po' schifo da dire, non so, me ne sono reso conto adesso, però nella serie sarebbe divertente. In ogni caso, le cose cominciano a venire a galla. Si è piegato, questo appunto è un gioco free to play, quindi metterti lì a... Prendiamo questo. Devi assolutamente avere pazienza. C'è anche la scorciatoia come ogni free to play, però... Ma questo gioco non ha tanto scorciatoie, quello lo apprezzo. Però appunto pian pianino la Raiden sta venendo, Yuumiya finalmente. In un modo o nell'altro l'abbiamo fatta, manca solo il livello 90 e poi il resto pian piano sta venendo. Lo sai. Non si arrampicava, dicevo, perché ce ne vuole di energia uscire dall'acqua e arrampicarsi così, anche sia così facile. Vogliamo andare nella caverna o... Mentre siamo qua magari quasi quasi ci passo. Perché non mi ricordo però dov'è. E qua in basso. Non è qua in basso, è dove gli piace soggiornare. No, non è dove soggiorna Kokomi, qua è un po' di addestramento segreto. C'è una quest qua. Ho fatto una quest. Una quest che non te la segna neanche sul coso. Che c'è un tesoro che devi trovare. Mio. Non mi ricordo se trovi indizi qua o trovi proprio il tesoro qua. Mi sembra che ti dà il... un indizio, mi ricordo bene. È il baule, ovviamente con... devi battere Ilico, ma c'è anche proprio la quest che mi sembra che pigli un tipo un foglio e quel foglio sblocca una cesta da un'altra parte, che se non hai quel foglio non fa niente. E mi ricordo. Però comunque non è questo il posto che dicevo. C'è un altro posto che devi volare, eccetera. E mi ricordo bene. La bannette non serve a un cacchio. L'unica cosa è che lei non deve nuotare, deve colpire. Obbligato qua così, I guess. Mi fa ridere che con la Raiden volendo puoi farla diventare una... così, cioè, carica anche se non ha senso. Però ho visto gente che ti divertiva a fare i video così, la usava praticamente così, come la uso adesso. Ahia. Tecnicamente funziona, come avete visto. Però vabbè, tanto è giusto per divertirsi.
Preferisco la vecchia io e mia. Però l'ho svegliato quello lì. Ah, quello lì viene. Dio del nave. Aspetta, nuotatrice protetta. Porco. Provetta, porco. Che sto dicendo? L'unica cosa che appunto non mi piace di Yuumiya è quello, cioè. Ovviamente è molto meglio usare Yuumiya tipo di avversari, anche se sarebbe meglio un arciere che fa gli attacchi calcati. Perché il problema di Yuumiya è che appena il tipo comincia a fare destra su giù per evitare gli attacchi, un po' alla Skyrim, che Skyrim è la stessa cosa. L'arciere è carino, lo so Skyrim, ma dopo un po' sbrocchi perché sono tipo cominciano a fare i destra su e giù. E infatti non so se ce l'ho ancora installata quella mod, ma ho una, avevo una mod installata ma la installavano tutti, perché dicevano che era assolutamente quasi un bug la cosa. Praticamente fa in modo che non fanno più i zigzag i nemici che incontri, soprattutto i banditi. Te la toglie proprio una mod. Dovrebbe forse essere, far parte della, forse della patch, della non fissa patch forse, ma non sono sicuro. Quindi non saprei dirvi esattamente, però io l'avevo messa, era un altro discorso. Non era un fatto di piace vincere facile, era un fatto di, cioè, dopo che tiravi, mi è successo una volta, più volte, però il record per me è stato, ho tirato 20 frecce a questo, non 25, le ha evitate tutte 25. Ovviamente non di fila, tutte attaccate, però insomma, tiravo l'arco, un'altra freccia, tiravo l'arco, un'altra freccia, tiravo l'arco, un'altra freccia. E per 25 volte, poi la, tipo 25 volte, 20 volte, la, comunque la, dopo un po' l'ho colpito. Infatti che mi ha fatto incavolare che l'ho ammazzato in due colpi, anche se non ero in stealth. Ed erano ancora dei scarpi. Dopo che mi è successo ho detto no, vabbè, qua bisogna fare qualcosa. Però era sulla prefight, quindi non potevo fare niente. Ero abbastanza incavolato. Potevo solo incavolare. Su Skyrim, su Skyrim per aprire 3, non so se l'ho venduto qualcosa. O l'ho tenuto. Quando mi sono fatto il computer questo, ho venduto i giochi della Play 3 e la Play 4 che non usavo, anche perché un po' di soldi dovevo farmeli per, più che altro avevo bisogno di soldi per comprarmi il controller. Più che altro il mio intento principale non era comprare il controller, ma volevo vendere i miei giochi della Play 4 e tenermi i soldi in task. Così di quei soldi che ho speso per fare il computer qualcosa riuscivo a prendere. Alla fine non ci ho guadagnato tantissimo, e mentre ero lì al GameStop una cosa attira l'altra. Ho comprato forse Horizon 3 col controllo della One, non della scusate, della Xbox, quella lì di prima. Accendo solo la luce. Infatti sto controller è ancora con me. Secondo me è stato l'acquisto migliore.
Sì, mi piacerebbe onestamente comprare un controller della Play 4, però perché è stato un buon acquisto, mi ha aiutato tanto. Insomma, a sbrogliarmi, perché all'inizio non ero totalmente capace con mouse e tastiera. Quindi all'inizio mi ha aiutato a sbrogliarmi un pochettino, usavo il controller, però allo stesso momento quel controller lì sono contento di aver riuscito, sono contento di essere riuscito a passare a mouse tastiera, perché quel controllo lì fa veramente male. Non sarò abituato, ma perché poi ho pensato, vabbè, sarò abituato con la tastiera, eccetera, o in qualche modo sono abituato con qualcos'altro, tipo il controller della P4, e mi sono detto, vabbè, sarà per quello che principalmente non vado bene. Però appunto ho giocato quando avevo il PC un giorno a GTA 5 sulla P4 con dei miei amici. Ci ho giocato per molto, molte, molte ore, perché era da un sacco di tempo che non ci vedevamo, allora abbiamo fatto la rimpatriata, poi sono entrata gente in chat che era da anni che non vedevo, allora saluti e via. E ovviamente non lavoravo ai tempi ancora. Non ho avuto male per niente, invece quando uso il controller che ho comprato devo aspettare, cioè devo farmi le mie mini pausine, perché se no non ce la faccio. E qualcuno potrebbe dirmi: e perché, scusa, non usi quello della P4 di controller? Bella domanda. Molti giochi della Microsoft come si dice, sto per dire un mo' di parolacce, non lo accettano, nel senso ti dicono che non puoi usare il controller. Mi è capitato quando avevo cominciato a giocare, ci hanno detto, vabbè, già altro c'è il controller della P4, uso il controller della P4 e vado in bagno. Sì, l'ho usato, però per molti giochi mi diceva non puoi usare questo controller. Infatti era veramente abbastanza arrabbiato, perché insomma, perché è. E niente, nel senso che alla fine è pace. Io ho comprato il controller dell'Xbox e adesso tutti i giochi me li legge. Con l'Xbox Game Pass, soprattutto, non c'avevo ancora l'Xbox Game Pass, ok? Però io ho provato anche per curiosità, quando non streamavo, di mettere il controller della P4. Quando invece ce l'avevo, che avevo tutti e due i controller praticamente, e dice, guarda, che non puoi usare questo controller, te lo dice proprio. Però adesso ho visto che c'è della gente che streama anche col controller della P5 in molti giochi anche della Microsoft, e non ti dice assolutamente niente. Quindi la base è che onestamente non sarebbe male avere un controller della PS5. Più che altro sarei curioso di vedere com'è, perché molti dicono che il controller più comodo di sempre, uno dei controller meglio fatti, meglio fatto bene, insomma. Uno dei controller migliori mai creati, qualcuno diceva, forse una generazione, però molti dicono che è veramente comodo come controller. Però adesso tastiera ormai. Alla fine la cosa bella di comprarsi un computer è che sì, il computer di per sé costa. No. Ma gli accessori, puoi prendere anche degli accessori del cacchio. La tastiera l'ho pagata un pochettino. Questa qua non è da tanto che ce l'ho, però mi trovo veramente bene, perché quella lì della Corsair. Invece il mouse è ancora quello lì da 10 euro che avevo preso. No, l'avevo preso per esigenze lavorative. Poi
appunto non ho più fatto quel lavoro lì e mi sono detto sto mouse perché lo uso. Allora l'ho usato qua, il mouse verticale. Però appunto 10 euro fa il suo lavoro. Sì, boh, alla fine è una storia di male vittoria quella lì. Però appunto volendo non è che devo avere la tastiera da corsair, io prima avevo una tastiera. Quando ho comprato sto computer ho comprato su Amazon la combo mouse più tastiera da 15 euro, 20 euro, ma andava benissimo. Il gioco andava, c'è ancora la tastiera, non ce l'ho io, l'ho data. È sempre a casa mia, ma non l'ho data a qualcuno che gli serve di più questa tastiera. Infatti la base che ho comprato sta tastiera della Corsair anche per quella, perché a casa serviva un'altra tastiera, allora mi sono detto vabbè, ne compro una un po' più buona, tra virgolette, e quella lì che ho pagato un cacchio la do a chi serve, fatto così. Qui in realtà mancherebbero 15 minuti I guess per il nostro mega streamone da un'ora e mezza. Ora mi guardo la mappa per vedere se trovo altri rompiscatole di questi. 133 sarebbe bello fare di meglio. Qua ne abbiamo 2000 pass, 1500 perché ho cominciato a mangiarmeli anche un pochettino. Gli altri che poi dopo dobbiamo fare sono loro. E poi lei. Lei comincia già ad avere qualcosa di decente, ma loro sono anche a posto, vero? Sì. Questo è il boss, non c'entra niente. Questi sono tutti boss. Vogliamo, mentre aspettiamo questi 15 minuti, provare a trovare altri spettri con la mappa di Teyvat? Aspetta solo un attimo. Ma non voglio andare. Mappa interattiva di Teyvat. Dove sono caricato? All'inizio ero un po' scettico per sta roba delle ore. Onestamente, se sei un giocatore nuovo è una rottura di scatole. Stare lì a appunto, magari vuoi semplicemente non sai neanche che esiste l'app della Holy Lab per dire, le parole. E appunto, la cosa che è più brutta è che devi aspettare che ti indica di nuovo per 11 ore dove sono i nemici, che poi non è vero, ci sono molti altri nemici, non è che li abbiamo finiti, ma non è che abbiamo fatto la devastazione della mappa. Però appunto quando ero all'inizio, c'è che ci sono anche Sumero. Allora andiamo su Sumero, non ci confondiamo. Però appunto quando io ero all'inizio, ma molti altri erano all'inizio come me, ti ritrovi a pensare e dire cavolo, voglio più risorse, ma finisce così. Appunto, devi accenderti la mappa sul telefono, sul secondo schermo che sia, e devi guardare gli altri nemici dove sono. Io avrei fatto in modo leggermente diverso, nel senso che se tanto tu fai un'applicazione
Lo so che è fatto apposta così fai schiacciacedi, forse, cose del genere. Però allo stesso momento. Alla fine puoi togliere quel limite di ore dentro il gioco se tanto l'hai messo gratis l'applicazione, anche se ovviamente in un modo o nell'altro è fatto apposta. Però non sono questi quelli che stiamo facendo. Non ho dove ce l'ho, quindi lasciamo stare. Mi piace non liberarli. Eccoli qua. Pensavo che morivo, mi sono preso un leggero infarto. Oh my God. Una cosa che sarebbe mozzafiato i ghiacci che puoi arrampicarti sulle liane e colpire gli avversari mentre sei sulle liane, se hai una cera, cosa del genere. Farebbe diventare gli arcieri troppo overpower, assolutamente, però sarebbe una cosa divertente. La modifica in azione sarebbe, tu immagini. Vedi frecce a destra e manca. Le volte non dicevo neanche a destra e manca, adesso è colpa di della nostra Prime. Ci sta. È più carino dire a destra e manca che dire a casaccio. Ne ho ancora 10 minuti. Potrei anche fermarmi prima, I guess, però. Tanto. Lungo la strada, qua. Metto questo. Spero che un giorno, ma penso che non lo faranno perché il gioco chiede pietà. Un plugin. Tra la mappa interattiva e il gioco, che in qualche modo quando attivi la mappa di interattiva di Teyvat sull'applicazione puoi seguire il tuo personaggio, puoi vedere cosa ti manca o cosa non ti manca. O... Quello ci starebbe di brutto. Esattamente mi ricordavo che qualcuno comunque c'era qua nella foresta di Sumero, ma non ci ho fatto mai caso. Sarà la prima volta che farmiamo personaggio. Come schifo. Questo lo possiamo togliere, tanto che abbiamo fatto. We did it, we did it. Non so neanche che film guardarmi, onestamente. Ho perso un po'. Sono finite le idee, I guess. Nel deserto addirittura c'è. Cioè. Ok. Pensavo che nel deserto questi, secondo la descrizione, sembra che hanno bisogno di acqua. Vicino al mausoleo di King Dashret. Duna dell'illusione è qua. E loro sono qua. Dicevo già altre volte, l'inizio dell'avventura di Sumero è alquanto noioso, dico la verità. Però con tutte queste leggende, poi King Dashet e Sua Eccellenza Maggiore e Minore, il gioco si fa molto interessante. Dopo. E visitare questi mausolei, eccetera, ci sta di brutto, perché sono enormi. No.
mi dire che diventi subito invisibile, se no tu hai riscato da affrontare. È come il tuo amichetto versione boss. No, sei come il boss. In realtà il boss è la stessa cosa. Ma come? Ma non ho fatto niente. Ah. Ce lo prendiamo come ricordo. Purtroppo non c'ho gli elan. Magari probabilmente ci sarebbe togli gli elan. Dove che devo andare? Sì, come vi ho detto è enorme. Praticamente dentro è uguale a come è fuori. È fantastico. Vedere. Abbiamo ancora 5 minuti, penso che mi faccio questi due da qua fuori, questi tre guess, poi c'è il baule lì, andiamo a prenderci il baule. Sono di fuori. Beh, ha senso perché non sono di acqua. Dai, l'unico problema è che non gli facciamo niente. Non ho molta voglia di usare la ultimate contro di loro, anche se intanto la ricarica dell'energia della sua ultimate è istantanea. Come? Ho trovato un uovo, ma che cazzo? Direi che per ultima cosa si può anche fare un po' di overkill. Anzi, fai così. E poi facciamo così. Dov'è l'ultimo che, che deve morire? Ho visto già dei team che usano Yemiya come per la sua ultimate, ma ultimate di Yemiya ci sta perché fa le buff. Però allo stesso momento non è quinto. Ma cos'è che faccio? Shhh. Non ha ricorda. Mi riempono tutti di donne. Poi vi gira la descrizione. Questo personaggio non sa cucinare. È la cosa più razzista che ho mai sentito in un gioco. Arrivo un attimo, cambio il team. Mamma mia, sta emo girl ogni tanto. Sto litigando con un personaggio inanimato, quello lo so. Non è neanche un'intelligenza artificiale. Non sono molto contento che adesso adesso lo vogliono fare con l'intelligenza artificiale, però sembra una moda come tutte le altre. Caso mancano 3 minuti, cosa vuoi che faccio? Il piano è questo, comunque i giorni è cercare di fare più soldi possibili, Kling all'abisso, poi Kokomi e Rosaria, sperando che Rosaria C2 basta, eccetera eccetera. Boh, mi sta che oggi vado a lavorare, sono contento. Grandi progressi rispetto a ieri. Anzi, a 3 giorni di fila che siamo stati qua a giocare. Che volevano lasciarmi casa in modo non retribuito. Non per sempre, ma quel periodo che non c'era niente da fare. Dobbiamo perdere il discorso. Sono contento che oggi lavori. Continuano a arrivare messaggi nella chat di lavoro, quindi non so se stanno cercando di capire cosa faranno. Adesso me li leggo.
Grazie per avermi visto anche oggi. Sono contentissimo che sia un gringo. Non voglio apparire un disco rotto, ma sono contentissimo che sia un gringo. Siamo riusciti a in qualche modo centrarla, perché veramente c'era da diventare scemi. Stavo diventando scemo. Perché finché era per Leila, le cose volendo ce l'avevamo già. Però io mi ero messo in mente che la volevo fatta bene Leila, infatti è venuta bene, quello sì. Sono anche contento di aver fatto così perché perlomeno abbiamo le cose per anche lui mia, assolutamente. Abbiamo assolutamente tutto per lui mia e voilà. Poi volendo, ho pensato perché anche Jungle c'ha quello dei 1000 liti. E Jungle è tutto PS, quindi potrei prendere in prestito uno per. Cioè, se non lo uso in quell'abisso, li tolgo un pezzo a coso al massimo a Jungle. Adesso poi vediamo. Tanto c'è tempo. Proprio voglio farmarmi quel manufatto di 1000 liti, lo faccio. Solo quello. Grazie. Ci vediamo. Adios. E adesso lo metto anche su YouTube. Okay. Ciao, buon lavoro se lavorate come me di notte. Ho buoni compiti, mi piace dire. Non so come dirlo. Devo dire buon proseguimento, come facevo all'inizio. Ma lo faccio ancora, però ci sta a dire buon lavoro. Ciao ciao. Adios. Yeah.